natura, comunità e cultura, queste le tre direttrici che hanno guidato la quarta edizione nel Salotto di Paglia, un momento riflessivo, uno spaccato all'interno del Terra Vecchia Festival, ad oggetto della 3 giorni moderata dal direttore del quotidiano L'Attacco di Foggia, Piero Pacello, le nuove strategie per costruire e ricostruire il rilancio delle aree interne italiane, con particolare riferimento a quelle garganiche e dei Monti Downy. L'edizione di Salotto di Paglia, come sta andando, com'è andata? Beh, intanto diciamo che Salotto di Paglia rientra nel progetto di Terra Vecchia Festival, è un pezzo, è ormai la quarta edizione, sta andando abbastanza bene, credo che questa sera forse cercheremo di trattare i punti più essenziali di quelle che sono, che è la strategia delle aree interne. La presenza del dottor Gambacorta ci rincuora perché significa che possiamo, come dire, capire meglio qual è la strategia nazionale alla luce della pandemia, perché va riscritta, va riguardata, rivisitata, e alla luce di questo cercare di tirare fuori una strategia dei Monti Downy, in questo caso, e del Gargano, che si allinei a quella nazionale, che io dico vada anche oltre se vogliamo. Salotto di Paglia vuole essere, ecco, un momento proprio di riflessione all'interno del festival. Ecco, c'è una risposta anche da parte delle persone, da parte anche degli attori del territorio interessati. Questo è un problema veramente serio, la domanda è proprio centrata appieno, perché sostanzialmente noi nelle scorse edizioni, a partire da quella dello scorso anno e l'altra ancora, abbiamo ospitato Pino Aprile, Raffaele Vescera, e quindi abbiamo trattato più il tema il divario nord-sud. Oggi trattiamo un problema che attiene ad un'area specifica all'interno di un contesto che è quello della Capitanata. Quindi vuole essere proprio un momento di riflessione su tematiche che siano attinenti anche al lavoro che fa Terra Vecchia Festival, perché loro attraverso il linguaggio della musica cercano di portare avanti le stesse strategie, cioè valorizzare i beni materiali e quelli immateriali soprattutto. Mi riferisco per esempio al progetto di Terra Vecchia in Folk sugli sciamboli. Ormai mi pare di capire che anche artisti abbastanza quotati come Bennato e la stessa Pietra Montecorvino siano molto interessati a musicarne alcuni, cosa già fatta peraltro da altri artisti.